Sì, mi ricordo un Natale, eravamo a Napoli e non c'erano soldi neanche per la spesa. Lì fu un colpo al cuore, perché sai, quando poi i soldi non ci stanno più, che devi fare? Non ho mai rubato nella mia vita, non ho mai fatto cose strane, quindi vendevo quello che avevo. Sembra una sceneggiata napoletana, ma è vita vera. Per trovare i soldi per andare avanti, D'Alessio è costretto perfino a vendere il terreno del cimitero dove voleva costruire una cappella per sua madre. Lì è stata la cosa che ho toccato il fondo nella vita. Io ho toccato il fondo nella vita 2 volte. Quando ho venduto il terreno sul cimitero e quando per esigenza mi vendetti il pianoforte che mi regalò mia madre quando feci 18 anni. Per racimolare qualche soldo, D'Alessio fa di tutto e suona ovunque gli capiti. Accompagna al piano molti cantanti popolari della sua città. È così che un giorno finisce per incontrare anche il re, l'imperatore della musica di Napoli. Proprio lui, Mario Merola. Stasera da Giari c'era una cosa, tanto tempo me la volevo dire. A forza di accompagnare al piano Mario Merola, ad Alessio viene in mente un'idea spregiudicata. Quasi, quasi per scherzo, quasi per gioco, gli dissi, ma se faccio un disco, Mario, la volete cantare una canzone con me? Lui mi guardò e disse, ma che tu sai pure cantare, arrangio. Sa cantare come Gigi D'Alessio e sta per uscire un CD con le canzoni scritte da lui. Il duetto inedito con Merola potrebbe essere il trampolino di lancio nel firmamento della canzone napoletana. L'imperatore accetta, ma impone subito il suo volere. Il titolo della canzone dovrà essere Cent'anni. Scrivo questa canzone, Cent'anni, perché nei pescatori di Viviani c'è un personaggio che si chiama Cent'anni, io mi sono ispirato a quel personaggio. Ma il mondo musicale di Napoli è piccolo ed è fatto, come succede in molti ambiti della vita, anche di invidie e di meschinità. L'idea che un ragazzo qualsiasi come D'Alessio osi cantare con un divo come Mario Merola non passa inosservata. Ma cominciano a chiamare a casa di Merola. Mario, ma voi siete pazzi, ma come? Rischiate 35 anni di carriera mettendovi col ragazzino, ma che da fa, che da fa? Voi siete la storia, voi siete Napoli nel mondo, così. Tant'è che Mario Merola mi chiamò e disse, guarda Gigi, fa una cosa, sta canzone toglila. Praticamente per me era come aver visto la luce del sole e a un certo punto l'eclissi, buio totale. Ma Cent'anni non può andare distrutta. Quella canzone deve diventare un successo. D'Alessio trova chissà dove il coraggio di disubbidire all'imperatore. Feci 50 cassettine alle Stereo 7. Andai subito nelle radio di Napoli a dire qua ci sta sta canzone. E quella canzone in un'ora, te lo giuro, diventò famosa a Napoli come O Sole Mio. Tant'è che mi chiamo Mario, Gigi, ma che combinate? Certi Mario, hanno fatto succedere, la canzone è bella. Dici, vabbè, hai fatto buono. Quindi io, quando andavamo sulle feste, io dicevo alla gente, perderò un pianista, ma troveremo un grande artista. E così è successo. Mario Merola in Cent'anni! Merola non se la prende per il tiro che D'Alessio gli ha giocato, anzi, diventa il sostenitore più accanito del suo pianista e se lo porta con sé a Roma, alla televisione. Il 17 aprile del 1996, Merola e il suo figlioccio sono ospiti nella Domenica Inn di Mara Venier. Viene il cameriere e mi dice, senti Mara, mi devi fare un favore, dimmi Mara, hai già portato un guaglione a Napoli, lo devi fare a cantare. Ma
sto Gigi D'Alessio che ti sei portato oggi e noi siamo veramente molto contenti. Hai visto che passi che fa questo ma ragazzo? Ma dove l'hai scoperto questo ragazzo? Nella sua città, a Napoli. È a Napoli, ma certo. Napoli. Domenica era allora un programma insomma, di grandissimo successo, per cui molto timido e con questa faccia da bravo ragazzo. Ha cominciato a cantare e siamo rimasti tutti incantati da questa sua voce. Ebbe un grandissimo successo e da allora credo che lui poi abbia decollato. E va, ma può partire, guaglio, ma raccomando, si vai lontano, una cartolina portatella, e mi è stata un coppo fuori, di non mi portai, e fui in dormiente a mare, una cartolina, cici. D'Alessio in effetti prende il volo. La cartolina è tutta cosa, è padre e mamma e figlia innamorata. Napoli, questa città divina e oscura. La Madonna t'accompagna. Tragica e potente. Ci andano. Napoli fa la sua scelta. Gigi D'Alessio è il degno erede di Merola.